Ragazzi, buongiorno e un buon sabato a tutti e una buona giornata a tutti. Io mi volevo rammentare su una cosa molto importante che è avvenuto quest'oggi, perché tra poche ore ci ha lasciati uno di 24 anni che giocava a calcetto e quindi aveva un arresto cardiaco. Però a quest'età io non mi rimangio niente, ok? Perché siamo immunite a commentare sotto al mio canale, io mi posso già bannarmi a vita, ok? Quando scrivete qualcosa su di me, mi taccio qua su Avok, ok? Prima cosa, perché voi non siete normali, ok? E pieni di insulti, io non voglio quelle cose lì qua sotto nei commenti. Va bene? Quindi questo è il punto. Quindi non mi venite a insultare a me, perché se no mi blocco e mi banno pure. Va bene? Quindi è come? Ciao? Quindi è come inaugurare la morte ad una persona? E quindi questa è la prima cosa, perché voi non siete così sul web, ok? Quindi io sono questo e chi mi vuole bene lo sa, ok? E mi può anche seguire, ok? Quindi quello che siete voi siete dei pagliacci, ok? Poi un'altra cosa fondamentale, che è la seconda cosa, ok? Perché voi non avete capito il web che cos'è. Quindi io so parlare di calcio perché voi non capite una beata minchia di pallone. Invece io so. Quando c'è da criticare, io la faccio una critica, ok? Io non lo sto facendo, ma solo per voi lo faccio, ragazzi miei. Ecco che serve il web, ok? Non da quattro imbecilli, da quattro soldi. Quello siete voi. Voi siete quelli che insultate dalla mattina alla sera e io non li voglio. Io non li voglio vedere quei commenti offensivi perché tenete quello che volete, facciate il fatto vostro e andate qua a fare lo stream, ok? Quindi questo non è amore. Secondo me l'amore deve essere tra piccoli e grandi. E io do rispetto a voi, cari bimbi minchia. Va bene? Quindi questo siete voi. Giusto per farvi capire qual è il senso del web, ok? Quelli che non hanno capito. Che così pallone, fatevi curare questo cermello prima di tutto e vi lascio qua perché sono cross, ok? Quindi questo è, mi raccomando, non mi fate né morali a me, che voi la prendete una battaglia prima di tutto con me, va bene? Quindi questo è il mio parere.
Quindi grazie per il sostegno che ho avuto e ricomincio a fare il grande sogno europeo per l'Italia e in tutto, ok? Perché l'Italia stasera giocherà contro l'Albania, me lo assicuro, perché stasera io me la vendo e poi da domani faccio questa partita, che stasera non lo farò perché torno tardi, ok? Quindi mi raccomando. Quindi solo questo minuto e una buona giornata a tutti. Quindi fate prima l'iscrizione su questo canale se non l'avete ancora fatto. Io ti mando tutte le notifiche per non perdere i prossimi contenuti e lasciate anche un like, ok? Quindi mi do solo questo per ora, che mi aggiungo in questa partita domani mattina, che non lo farò stasera, ma domani me lo farò con il prossimo contenuto ogni giornata. Quindi solo questo. Va bene? E non aggiungo altro, però ricapitolando sul discorso del calciomercato, che mi hanno detto tutto, ma ora pensiamo al calciomercato quello vero, quindi giunto io ha formato i tre acquisti, che sono Greenwood, ovviamente. Poi andrà Glasnowicz, che ha preso un accordo e che deve firmare, e poi c'è l'ufficio Ita, ok? Quindi solo questo mi do, più a un altro che dopo Miners nel secondo acquisto. Ok? Quindi questo è, mi raccomando, ok? Quindi queste sono le ore decisive nel mercato Juve, in questo caso qua. Poi vediamo il tutto. Va bene? Quindi terzo acquisto che facciamo è quello di Samardzic, è quello di Sancho nel Borussia Dortmund, perché ha interesse fino al 2028, fino al 2028-2029 con il Borussia, però rientra nel mercato pure lui e che vuole vestire con la maglia della Juventus pure lui. Quindi c'è il ritorno di Morata, anche quello di Dybala ad esempio, e di tutti, ok? Quindi questo è nel tema Juventus, ok? Quindi questo è tutto. Poi Netcatener ha detto sì alla cessione a Milan ed è così, perché ora è ufficiale l'addio di De Ketelaere a Milan, che sta all'Atalanta con obbligo di prestito con diritto di riscatto, ok? Perché non può prendere Anzirkze, perché giunto io l'ho appena confermato, quindi Anzirkze sarà un giocatore della Juventus. Quindi sono sicuro che di tutto abbiamo approfondito. Quindi solo questo minuto e una buona serata a tutti. E mi raccomando, domani ci vediamo nella partita di Italia-Albania. Quindi questo è e rimarrà così. E mi attivo per i commenti da oggi, quindi mi raccomando, è un commento sulla partita di stasera, quindi
Quindi so questo mito fino alla fine, che poi andremo ad analizzare tutto. Va bene? E forse però in Germania. Oh, ma che ne è? 5-1 mint. 5-1. Robin da pazzi. Oh, è stata una brutta partita quella di ieri sera, però l'ha vinta e l'ha strandominata la partita, la Germania, perché la Scozia non ha giocato bene, perché ha perso e ha giocato male in tutta la partita nei 90 minuti. Quindi so questo è, perché fino ai 90 minuti la Scozia ha giocato bene, per carità, non lo metto in dubbio, però oltre al rigore che ha fatto la Germania, la poteva pure sparare in porta, e così è stato. Cioè, il primo gol veniva da fuori aria, boom, una staffoletta, e che non mise, ma iscrivetevi al canale, cari miei, mi raccomando, perché domani vi carico di questa partita di Italia-Albania, poi ci aggiorniamo, ok? E aggiornatevi.